Senza portiere, c'è giocato Salvatori che non è assolutamente un portiere. Purtroppo Manuel, un'ora prima della partita, ha dato forfè. Non so che problema abbia avuto, penso stia male. E quindi ci siamo arrangiati così. Eravamo 8-9 più portiere, sono diventati 8 senza portiere, quindi ci abbiamo messo Stefano. E troppo abbiamo fatto, anzi, quindi devo fare i complimenti a tutti. Ma noi non siamo nuovi a fare questo tipo di partite. Quando c'è bisogno del sacrificio dell'impresa, ci arriviamo quasi sempre. Peccato. Purtroppo dall'altra parte c'è un giocatore come Moretti. È incommentabile, sposta gli equilibri, quindi dispiace per, cioè, sono felice per lui, però dispiace perché veramente un punto oggi sarebbe stato un'impresa incredibile. Siamo in un momento difficile, siamo quasi abbandonati un po' tutti, però siamo noi, siamo 8-9, quindi cerchiamo di andare avanti fino alla fine. Sì, assolutamente ci può stare benissimo, beh, il Tombesi, il cognome, il DNA è quello, quindi non va vicino ad Alessio. Alessio, beh, ha giocato in Serie A, quindi non sono io che devo parlare di Alessio perché parla il curriculum per lui. Speriamo che torni presto, purtroppo ha avuto un brutto infortunio alla costola e speriamo che veramente dalla prossima settimana, anche se è difficile, di riaverlo perché è un valore incredibile, incredibilmente importante, anche a livello di personalità, da palla a lui te la metti in cassaforte, quindi la metti in cassaforte. Purtroppo dispiace, ma siamo contenti che abbiamo fatto 30 gran prestazioni, qui c'è Opara che ci ha provato tutto, purtroppo. Grazie a Caponetti, alla prossima.